Buongiorno, ben ritrovati sul canale. Stamattina avevo un paio d'ore libere e ho detto vado a fare un giretto così, senza tanti fronzoli. È stata una settimana di tempo buono quando ero al lavoro e tempo brutto quando... Olè, jolly ragazzi! Molto subito, proprio subito. Stavo seduto, non in piedi, e cazzeggiavo con la GoPro e mi sono giocato il primo jolly. Vabbè, ci sta, dai, una settimana che non vado in moto dopo il viaggio che ho fatto, ci sta. E niente, dicevo, avevo due orette e ho detto vado a fare un giretto così. Forse ho la pressione delle gomme un po' alta, dietro è 2,6, un po' alta. Avanti va bene, ma dietro è un po' alta. Solita strada, l'unica cosa è che dopo voglio andare a cercare una traccia che ho fatto in settimana per lavoro, per vedere se ci riesco ad arrivare. Come sentite, la catena strappa tantissimo, perché dopo il viaggio che ho fatto di quasi 1800 km dovevo registrarla e pulirla. Non ho fatto né l'una né l'altra, non l'ho neanche lubrificata, sono uscito e basta, ce ne avevo voglia. Quindi vabbè, non vi riempio di chiacchiere. Questa parte qui la conoscete, è una strada che porta su una cava. C'è un pezzo che vorrei fare che non ho mai fatto e vediamo un po' se ho anche oggi, ci infrattiamo oppure no. Questi sono quei momenti in cui parlo e poi mi immagino già il video montato con la caduta o l'infrattamento. Forse è questa? Però questa mi sa che è un po' più ostica, mi sa che è l'altra. Ok, è l'altra. Ok, è l'altra. L'altra, andiamo a fare, e qui me la dà un po' tratteggiata, ma il posteriore è veramente tanto gonfio, ragazzi. Ci do una botticella di sgonfio perché è veramente troppo alta. 2,6 troppo, se non la sento mia. Quindi pit stop veloce, facciamo una sgonfiatina veloce, perché 2,6 è troppo, non mi trovo. L'anteriore mi sta ancora bene, tanto poi più o meno rimane così per la velocità che faccio adesso. E dove l'avrò messo? Ce l'avrò qui, in mezzo alle mille cianfrusaglie che ho. Allora, vediamo. Allora, vaffanculoide. Troppa pressione, non mi trovo. Ok, direi che può bastare. Sì, adesso va bene. Poi se la gonfiamo, ma adesso così va bene. Altrimenti la sento proprio che scoda male. Prima mi si è chiusa tanto. Allora, vediamo un po'. Vediamo quanto ci andiamo a infognare, dai. Si è spento tutto. Questo mi scoccia, vedi, ogni volta. Poi mi ero proprio dimenticato che che palle, si inchioda. Mi fa togliere l'ABS. Allora, vediamo com'è. Ma forse va, questa va alla cava? Tratteggiato me lo dà abbastanza grande, quindi non saprei. Guarda questa pietra com'è.
salire, se non la faccio in velocità, col cavolo che salgo. Una pietra enorme. Questa è proprio la cava. Non so dove porta, non l'ho mai fatta. La stiamo scoprendo insieme. L'altra mi sembrava troppo single track, non ho voluto rischiare. Ecco, questo è quel sasso di merda. Dopo a salire. Sì. Non avete idea di come mi parte il culo. Non so veramente dove sto andando, vi giuro. Qua peggiora. Il sasso lì, in quella curva, in quel pezzo lì, sa che è in salita, patisco. All'improvviso qua finisce e poi vi tocca girarmi qualche mulattiera. Non so se è meglio, se questa strada è meglio in salita con le pietre o in discesa. Dove siamo qua? Dove siamo qua? Per saperlo. E ovviamente io che faccio? La strada più di merda. E se no, che sfizio c'è? È una bella salita, non ve ne accorgete, ma è una bella salita. Sa che prendo un po' di rincorsa perché è bella dura. Questa qua neanche so dove va. È pieno, qua è pieno. Pieno. Andiamo? Ah, non porto da nessuna parte. Porca miseria. Allora, quella lì è la salita che faccio di solito per andare su dalle paleoliche. Qui è la cava, lì c'è l'antenna, quindi mi sa che mi tocca girarmi. Eh sì. E vabbè, abbiamo fatto una salita così, da vuoto, dai. Vorrei evitare di fare quella pietraia a salire, anche perché la strada di là è un po' noiosa. Facciamo giù? Andiamo giù, vediamo dove ci porta. È un buon sterrato qua dalla traccia. Ah, ho tolto il cavalletto centrale perché toccava tantissimo su queste strade tipo questa e quindi ho preferito toglierlo. Mi dovrebbero arrivare a giorni i cavalletti sia anteriore che posteriore da box, quindi diciamo che io il cavalletto centrale ce l'avevo solo per la manutenzione e il cambio gomme fai da te. Allora vediamo un po', questo qua va giù, questo qua torna su. Che facciamo? Questo mi porta in città, ma come sarà sta strada? Questa qua neanche conosco. Non è che questa fosse meglio che l'altra.
Beh, abbastanza grande quella stradina. Che fosse quella stradina qua. Ma questa porta su dalla vecchia cava per caso? No. No? Cioè, la vecchia cava dove te. Ah, sì, sì. Giusto? Dove c'è poi quella biforcazione? Vai giù. Dove vado giù? Per andare alla vecchia cava. No, no, ci sono già passato, pensavo stessi facendo l'anello. Ah, ok, e anche l'altra stradina a fianco, qui a sinistra? È uguale, quella lì però è peggio perché a un certo punto è così tutta pieno. Ok. Porta tutte e due nello stesso punto. Ok. L'unica che se vuoi risalire, sì, al Monte Mao, che è quello, sì, che c'è la vecchia casa, ci sono delle case, tu risali sul sentiero a destra sterrato così. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Porta su in cima però, in salita. Sì, 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 ma tanto l'ho fatta una qua burtina. Ti ringrazio moltissimo, buona uscita, ciao. Gli autoctoni hanno sempre una marcia in più. Quando mi dicono di là è brutta, che gli vai a dire? Ho fatto di peggio. Andiamo e si va. Ma tutto sommato questa potrebbe essere un pezzo da, diciamo così, di contorno. Solo all'inizio era un po' tecnico su quel sasso veramente infido. Però qua la strada è veramente larga, tranquilla, la portata secondo me di tutti, e potrebbe essere la chiusura di un giretto magari da queste parti. Niente, mi sto sbilanciando male col peso del piede, e sento proprio che la mando io via la moto, sono io che la sto proprio tirando male. Allora, quest'altra mo dove va? Proviamo? Strada di merda. Non ti fermare, lo sapevo. Ho scelto la strada sbagliata. Cristo, no, la marmitta di nuovo, no, dai. E che cazzo. Lo sapevo. Cazzo, la marmitta no, di nuovo, dai, che palle. Ah, fanculo. Che palle. Oh, non la faccio salire mai più adesso. Non può mai salire adesso. Allora, adesso mi devo calmare un attimo, che ho fatto una minchiata, dai. Lo sapevo che lo stavate aspettando la minchiata. Vado a vedere com'è qui. Devo arrivare qua a girarmi. Sì. Ragazzi, non avete idea di quanto è ripida. Questa non salirà mai. Adesso già lo so, la devo abbassare. Mi devo girare
qui, sbagliato qua, ho sbagliato qua, dove, che cosa volevo fare qua io? Adesso qua è tutto morbido, è tutto morbido, e quindi, oh, porca miseria, devo fare pipì. Allora, ovviamente come tutte le volte sono intrattato, adesso ovviamente sono su un posto di merda e non riuscirò, adesso faccio una scelta. Ah, lo sapevo, non sono andato veramente piano, che coglione, se la tenevo salivo su, per forza. Non credo di riuscire a mandarla su così da fermo. È praticamente impossibile. È vero che ho le gomme nuove, ma non credo di riuscire a farlo. Penso che l'alternativa qui sia solo girarlo. Non è che sono disfattista, eh. Io non so se si capisce. Guardate com'è ripida. Cioè, è così. Cioè, salto qui. Qui è morbido. Adesso zera tutto. Che palle. Guarda, fino a lì salivo, guarda. Poi il bello è che devo riscendere su sta strada di merda. Pazienza, porco due. Stacchiamo sto coso, sennò vado al manicomio. Allora, sì, stacchiamo l'ABS. Togliamo il controllo di trazione. Togliamo l'antipennata. Porco due. Oh, non riesco neanche a salire. Oh. Se metto la prima, scendo. Piede. Piede. Vabbè, e giro, va. Ragazzi, voi non avete idea di quanto cazzo è ripida. Devo mollare, se no rimango inchiodato di nuovo. Devo mollare, se no rimango inchiodato di nuovo. Allora, diciamo che con queste gomme qui e con l'abbrivio lento che ho fatto, sopra non ci sale. Se salgo veloce probabilmente ci sarei salito. Ho fatto la minchiata che ho preso il lato sbagliato con quella cunetta di roccia, e poi che ho fatto? Ho decelerato. Poi avevo il piede sinistro più alto e di conseguenza che è successo? Ho perso l'equilibrio e mi sono fermato. Ah, vabbè, dai. Abbiamo fatto un video anche oggi, porco due. Allora, danni leggeri, vediamo un po'. Che palle, ragazzi, madonna. No, indietro adesso non ce la faccio, sono morto. Devo rifare di nuovo la strada giù e andarmene giù. Facciamo una strada magari conosciuta, perché sto distrutto, ragazzi, porca miseria, sto distrutto. E ogni volta che esco è così.